regione, dura da 21 anni, con alterne vicende negative e positive. Positiva è stata quella dal 2008 al 2013, dove la regione ha assunto la vaccinazione come strumento di eradicazione e la brucellosi, in quella zona cluster, attualmente cluster, scende sotto il 2%, ritenuto percentuale accettabile. L'allora presidente Caldoro sospende la vaccinazione. Da quel momento, che non c'è stata più vaccinazione, queste percentuali sono schizzate dal meno del 2% al 17%. E questa è l'unica verità. Il piano triennale della passata legislatura è stato un fallimento. Ce lo dobbiamo dire, colleghi, e questo è il Consiglio regionale. Perché passare dal 2 al 17% significa che è un fallimento, non è altro. Ora gli strumenti che dobbiamo adottare. Ieri sera in commissione, concludendo i lavori, il presidente Bonavitacola ha tracciato una strada su cui c'era un'intesa. Prego il presidente Borrelli, se sbaglio, di correggermi. In cui diceva: ci sono queste 80 pagine, e non è uno strumento di eradicazione semplicemente. Lo strumento di eradicazione si fa in una pagina e in da 5 articoli. 80 pagine di piano significa piano. E i piani sono competenze del Consiglio regionale perché diventano strumenti di pianificazione. Lo dice lo statuto di questa regione. Allora, se dobbiamo chiarirci, le idee ce le chiariamo, con la dovuta attenzione. Allora io prego il presidente Bonavitacola, nella sua saggezza, di intervenire come è intervenuto ieri, per assicurare, come sono sicuro che sono stato assicurato io e tutti i consiglieri di ieri sera, che la Giunta regionale e la sua autonomia, con le sue attenzioni, verifichi quelle 80 pagine che secondo me sono scritte in modo sbagliato, visto che la stessa Giunta ha già corretto una volta quel piano. È intervenuto già con una prima correzione. C'è bisogno che ci sia un'attenta lettura, un'attenta puntualità nelle questioni, dove l'allevatore non andate nell'avvocato, commercialista, l'esperto in scienze occulte, pirotecniche, per poter fare la sua attività. Deve sapere che la mattina si sveglia, deve fare questo nell'interesse suo, perché è falosa, operatore di sicurezza alimentare, e nell'interesse della comunità che loro alimentano e del nostro prodotto. Questo è il tema. Il Presidente Bonavitacola ha preso questo impegno davanti alle due commissioni, sono sicuro che li mantiene, che gli impegni Bonavitacola li ha sempre mantenuti, assumerà questo impegno insieme a te, chiaramente, perché sei l'assessore competente per l'agricoltura, e chiudiamo questa vicenda nell'interesse della nostra regione e della mia provincia, che è anche la tua. Allora,